The Talk Show. Amici Life, eccoci un'altra puntata di questo Talk Show che tutti vogliono partecipare, c'è una fila enorme, però con calma riusciamo a fare il palinsesto graduato. Bene, oggi chi abbiamo? Oggi abbiamo Cristian De Iaco, ovviamente anche per le ragazze abbiamo portato qualcosina. Beh, devo accontentare che gente di sesso, è un bel modello questo, l'ho visto dietro le quinte prima, poi anche delle belle storie a raccontare, sta facendo un grande successo nei calendari, vi anticipo già brevemente, ma adesso ci addentriamo con la sua conoscenza. Vieni pure, eccolo qui, facciamo entrare pure in scena. Ecco qua, come va? Bene, bene, grazie. Grazie per l'invito, intanto Tiziano, grazie anche a Mattia. È un onore nostro averti qui. Mattia ci da sempre, porta sempre artisti, magari anche al debutto, però che sono può dire cose eccezionali. Eccezionali, sì, mi ha corretto perché lei mi corregge sempre. Io direi di sederci, va bene? Tu di là, tu di qua. Grazie. Ok, ci vuoi raccontare un po' brevemente la tua storia? So che tu hai spaziato in diversi settori, ma il tuo startup è venuto in un modo molto curioso che nessuno se lo aspetta. Ce ne vuoi raccontare? Sì. Allora, io sono stato praticamente, diciamo, scoperto, tra virgolette, da un fotografo del mio paese. Cioè, è nato per gioco in realtà, perché è stata... lui doveva presentare una mostra, io ho partecipato a questa mostra che conosco. Eri, diciamo, uno spettatore? Un spettatore, tranquillamente. E lui mi ha notato e mi ha proposto poi di fare, appunto... una mostra, diciamo, fotografica per lui, e da lì è nato tutto, perché poi abbiamo fatto questo servizio fotografico e da lì, poi da quel servizio, ho mandato le mie foto a Milano presso un'agenzia, e da lì è nato tutto il mondo della moda, al quale sto comunque anche partecipando tuttora. È nato per gioco e è diventata una passione che sto coltivando nel tempo, diciamo. Non ci credevi subito, immagino. No. E poi invece, quando nel momento in cui ti ha detto queste cose qui, cosa hai percepito te? Magari ci provo, però... non eri certo ancora? No, perché comunque non conoscevo il mondo, quindi non mi aspettavo, diciamo, questa cosa. E allora ho detto, vabbè, proviamoci, tanto male che vada, non farò nulla. Poi invece, diciamo che è andata bene, quindi ho partecipato a questi eventi, queste cose, e piano piano poi ho fatto anche altro nel mondo della moda, insomma, no? Ecco, poi tu hai fatto anche un calendario molto importante, perché è un calendario internazionale che va a mesi. Ecco, ci racconti un po' come è avvenuto e anche quando uscirà la tua immagine. Allora, ho fatto due calendari in realtà. Ho fatto uno con i Wild Boys, che è di Mattia Pagliarulo, uno con i Male Models. E in realtà sì, è nato perché mi hanno contattato, diciamo, anche sempre Mattia, e mi ha proposto di fare questo calendario dei Wild Boys, che si è... è stato, diciamo, bello come esperienza, perché comunque abbiamo la location era un mondo selvaggio, diciamo, no? Quindi abbiamo partecipato tutti i ragazzi vestiti in modo, diciamo, selvaggio, tra virgolette, quindi con dei costumi, diciamo. Quel calendario lì rappresenta un po' il mondo selvaggio di un modello, giusto? Deve avere un lineamento un po' particolare? Sì, nel senso, comunque deve rispecchiare i canoni che dice il calendario, no? Quindi, cioè, abbigliamo ovviamente petto nudo, con delle coperture, delle zone un po' più particolari, quindi... Non emozionarti, Sei un po' più scoperto, diciamo così, però appunto rispecchia il calendario che ha il nome Wild Boys, insomma, no? Certo, ma appunto devi avere anche un fisico scultoreo, quindi probabilmente una palestra, altrimenti i bicipiti non vengono fuori. Lei è un'esperta su questo per gli uomini. Che ne sembra, Marta? Sì, sicuramente. L'abbiamo lasciata senza parole. Sì, sicuramente, comunque uno c'è da tenere anche la forma fisica, quindi c'è tanto lavoro dietro, alimentazione, allenamento, questo sì. Palestra? Ovviamente sì, quindi sacrifici, perché comunque se devi presentare un calendario, secondo me devi comunque essere anche in forma, no? Quindi allenarti nel tempo, piano piano, e coltivare questa cosa qua, no? Quindi sì, c'è anche del lavoro dietro, non solo la foto in sé, quindi questo sì. Ecco, tu che sei bella da vedere, però la tortura che c'è dietro non si sa mai. Nessuno lo sa, quindi sì, è vero, confermo. Tu che ti sei approcciato quindi da poco e hai avuto grande successo finora, ti aspettavi il mondo della moda così, o hai trovato delle difficoltà di inserimento, o lo vedevi sotto un altro aspetto? Beh,
comunque delle difficoltà ci sono, perché sai, sei comunque da mettere tante persone, quindi se non sei abituato ovviamente l'emozione gioca brutti scherzi, no? Quindi più delle volte sei a disagio a vedere tanta gente che comunque sei osservato, quindi non è facile. Poi piano piano col tempo, magari facendo sfilate, servizi grafici, prendi più sicurezza in te e quindi andando avanti è più facile, diciamo. Però è sempre comunque quando ti approcci in questo mondo, l'inizio, l'impatto è bello forte, no? Quindi sì, l'emozione c'è sempre nonostante il tempo passi, però dai, piano piano poi ci si abitua. Sappiamo anche che hai vinto la fascia di in, ovviamente, Mister Cinema. Ci puoi spiegare le tue emozioni che c'erano lì? Tipo in 20 ragazzi, appunto Mister Cinema era la terza posizione, non me l'aspettavo, perché comunque 20 ragazzi erano tutti bei ragazzi, voglio dire, quindi tra quei 20 arrivare terzo è stata una soddisfazione e un'emozione comunque, no? Quindi è stata una cosa inaspettata, bella, sì, inaspettata, e quindi sono contento di aver preso quella fascia, insomma, no? Questo sì. Bene, c'è un tuo sogno nel cassetto, perché a questo punto tu quasi stai guardando avanti, quindi non so, cinema, televisione? Sicuramente quello di fare spettacolo e televisione, magari se arriverà ben venga, quindi anche su quello stiamo lavorando, nel senso magari facendo appunto eventi, magari se come per casualità magari uno ti nota, perché no, sarebbe sì un sogno quello, sì. Quindi basta avvicinarsi poi ai casting che fanno a Roma, soprattutto per il cinema, a Milano per la moda. Milano, che sono comunque le città più importanti dove fanno appunto casting, quindi magari perché no, sarebbe veramente un sogno quello, sì. Ma sono certo che sia vera, perché basta volerle, le cose poi accadono, eh? Quindi non sempre le cose accadono perché le vuoi, basta essere presenti in ogni posto, insomma. È forse una volta, mentre facevi tutto ciò, che hai detto questo non è per me, è meglio che mi tiro indietro, o così delle cose? Oddio, sai, facendo casting appunto magari mi è capitato di fare dei casting per dei programmi anche dove richiedevano un personaggio molto più spinto, no? Cosa che devi esserlo, secondo me. Se non sei te stesso è inutile partecipare a quelle cose, non puoi crearti un personaggio che non sei. Quindi io sono del parere che più reale sei, meglio è. Essere costruiti non serve a nulla, secondo me, quindi sì, mi è capitato. E quindi sì, è importante raccontare se stessi dentro, quindi non è inutile cambiare un po' il tuo proprio mood, il proprio form, meglio così. Bene, a questo punto dove possono trovarti? Chi è interessato a contattarti, ovviamente, oltre ai ragazzi, quelle poi selezioni te, ma chi vuole, ti interessa la tua figura per la moda, per il cinema, eccetera, hai un Instagram, Facebook, TikTok? Sì, ho Instagram, il mio contatto Instagram è Cristian De Iago, come anche Facebook, quindi per chi fosse comunque interessato mi potrebbe trovare lì come social, intendo, quindi sì, questi sono i miei contatti social. E facilissimo trovarti, quindi benissimo. Allora guarda, a questo punto manda un saluto a tutti i tuoi fan e quelli che arriveranno fra poco. Grazie a tutti, e ringrazio in anticipo chi volesse aggiungermi, insomma sono qui. Bene, grazie mille della tua partecipazione e spero di averti ancora più avanti, ancora con livelli ancora più alti, che arriverai sicuramente. Va bene? Allora, va bene, a presto allora.